una sconfitta a Luciano con poche attenuanti, vittoria meritata della Salernità. Beh, assolutamente, insomma, quando commenti un 3-1 c'è poco da dire. Il rammarico chiaramente che abbiamo è che dopo l'1-1 avevamo leggermente l'inerzia dalla nostra parte e ci siamo riversati di là perché volevamo portare a casa il bottino pieno, insomma, e in quella situazione poi abbiamo preso un gol chiaramente evitabile, difesa schierata, un gol assolutamente evitabile, ma insomma, merito alla Salernitana che insomma ha vinto meritatamente. Pescara troppo passivo in campo, anche in occasione del gol del 2-1 di Allob c'è stata quell'azione del giocatore della Salernitana che ha spadroneggiato nella vostra area di rigore. Beh, appunto mi riferivo a questo gol. Dobbiamo prendere, spero, pochi gol, ma non questo, dove chiaramente si parla di atteggiamento, di voglia di non prendere gol. Siamo fatti infilare in maniera troppo semplice, insomma, però non è un discorso di singolo, è un discorso di squadra. Palmiero in panchina, non al meglio immaginiamo della condizione, non hai voluto rischiarlo? Beh, oggi avevo i due centrali difensivi che avevano problemi, Ugo Campagnaro lo conosciamo, un ragazzo che quando sta bene dà l'anima, però comunque è sempre un giocatore a rischio a livello fisico. Bettella ha stretto i denti con un problema al piede, fino a stamattina non si sapeva se poteva giocare meno, rischiavo di avere due cambi dopo un minuto. Palmiero chiaramente si è andato poco e sarebbe stato il terzo cambio, non potevo permettermi di giocare tre cambi nel giro di 15 minuti, insomma. Giornata piuttosto negativa anche per gli attaccanti, Brunori sulla destra non ha inciso quasi nulla, Maluccio anche Galano e Tominelli. Sì, ma insomma, quando si commette un 3-1 le cose da salvare sono poche, sicuramente i ragazzi l'hanno messa tutta, non posso rimproverare niente, chiaramente dobbiamo migliorare. C'è questa gara con il Pordenone, ma soprattutto fino al 2 settembre c'è il mercato, chiederai alla società di accelerare, di portare il giocatore al più presto, quei giocatori che mancano? Beh, una sconfitta non cambia i tempi, noi sappiamo cosa manca dall'inizio del ritiro, quindi la società è assolutamente aperta a questo tipo di situazione, stiamo cercando gli innesti giusti per poter fare la squadra in un certo modo. Strappi di Matos potrebbero essere una cosa buona per il Pescara, è un giocatore che aspetti? Ma è un giocatore che ha le caratteristiche che cerchiamo, cui se dovesse arrivare Matos ben venga, ma comunque cerchiamo un esterno con quelle caratteristiche. Col Pordenone i tifosi si aspettano di vedere un altro Pescara? Ma anche noi, insomma, i ragazzi sono giù, quando si perde non c'è nessuno contento, quindi noi per primi, ma sicuramente anche i tifosi purtroppo non sono contenti, i primi a essere dispiaciuti siamo noi.